Mark Quinn, classe 1964, dopo aver studiato storia dell'arte a Cambridge e alla Slade School of Fine Art di Londra, incomincia a esporre alla fine degli anni 80. Con il tempo è diventato l'artista forse più interessante della Young British Art. La Young British Art definisce un gruppo di artisti inglesi fortemente pubblicizzati, attivi a partire dal 1980 circa. Molti di loro sono diventati famosi per le opere prodotte quanto per lo stile di vita sregolato. Non hanno formato un gruppo organizzato e le loro opere sono molto diverse, ma hanno un comune mecenate, Charles Saatchi. La ricerca di Mark Quinn, spesso scioccante, è incentrata sul rapporto tra identità e corpo, sulla dimensione effimera della realtà e il degrado della materia vivente, sulla relazione tra natura e cultura. L'arte di Mark Quinn si concretizza soprattutto in sculture realizzate come calchi con i più diversi materiali trasgressivi e tradizionali, da sangue, ghiaccio o pane, a marmo e bronzo. L'artista ha anche utilizzato spesso tecniche sofisticate come dispositivi congelanti. Tra i soggetti dell'artista troviamo di tutto e di più: autoritratti, persone con menomazioni fisiche, star come Kate Moss, ma anche elementi della natura come i fiori. Poco prima degli anni 90 realizzò una serie di busti in pasta di pane, cotti e poi fusi in bronzo, questo per creare dei ritratti di personaggi storici come Maria Antonietta e Luigi XVI e letterari come il dottor Pangloss del Candido di Voltaire. Nel 1991 presentò presso una galleria londinese la scultura che lo rese famoso a livello internazionale, Self, una meditazione sulla mortalità realizzata con 9 pinte del sangue dell'artista, equivalenti a circa 5 litri, estratte nel corso di 5 mesi. Superato l'effetto shock, ci possiamo rendere conto che non si tratta di una provocazione gratuita, ma di un lavoro di intensa pregnanza esistenziale, che fa riflettere in modo diretto sulle condizioni di estrema fragilità della conservazione dell'energia vitale e sulla soglia che separa la vita dalla morte. Nell'altra sua scultura più conosciuta, Alison Lapper Pregnant, Quinn mette in atto un procedimento per così dire inverso, con una finalità socialmente impegnata, e cioè utilizzare il più classico dei materiali scultorei, il marmo bianco di Carrara, per dare dignità e valore estetici a corpi viventi di persone prive di arti, che per la società sono fisicamente mostri. Ma è un'altra l'opera più singolare di Mark Quinn, è il ritratto del biologo Sir John Edward Sulston, premio Nobel per il suo contributo nella mappatura del DNA. L'artista ha realizzato il ritratto utilizzando batteri contenenti segmenti di DNA dello scienziato, conservati in una superficie di gelatina. Un'opera visivamente astratta, ma forse un ritratto estremamente reale perché contenente l'essenza dell'identità del soggetto. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici, ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!